festival dedicato al cinema per un viaggio alla riscoperta di un celebre regista e di un territorio, quello fantino, carico di storia e bellezza. E questa l'idea al centro della prima edizione del Fernando Di Leo Short Film Festival, organizzato dalla Proloco di San Ferdinando di Puglia in collaborazione con le Proloco di Margherita di Savoia e Trinitapoli, e presentato in una serata evento a Masseria San Marco a Trinitapoli. Durante la Kermesse, un concorso di cortometraggi provenienti da tutto il mondo, insieme ad eventi ed incontri significativi volti a raccontare una storia, quella del regista Fernando Di Leo, eccellenza pugliese del territorio di appartenenza, partendo dal bacino della Valle dell'Ofanto, così come spiega il direttore artistico del festival, Giuseppe Memeo. Primo festival del cinema della Valle dell'Ofanto, inteso come Valle dell'Ofanto unita, perché gli eventi si svolgeranno tra San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia. Il festival è dedicato alla figura di Fernando Di Leo, che è stato probabilmente il miglior regista pugliese che la storia del cinema abbia avuto. E ci saranno tantissimi eventi sparsi in 3 giorni, dal 9 all'11 settembre, ma la particolarità è che sarà il primo festival popolare del cinema. Perché? Perché l'evento principale sarà realizzato nella Piazza della Costituzione, il posto centrale di San Ferdinando, con una capienza di oltre 5.000 persone, ma poi ci saranno eventi anche a Cavacafiero, agli Ipogei di Trinitapoli e alle Saline di Margherita di Savoia. Perché? Perché vogliamo valorizzare le bellezze ambientali, ma anche le squisitezze enogastronomiche della nostra meravigliosa terra. Nel corso delle 3 giornate saranno premiati e proiettati i cortometraggi finalisti scelti da un'apposita giuria di esperti tra una raccolta di 306 opere arrivate da 31 differenti nazioni di tutto il mondo. E saranno tantissimi gli ospiti, ma poi sicuramente la parte pregnante del festival sono i cortometraggi. Sono arrivati oltre 300 corti da oltre 30 nazioni di tutto il mondo, numeri da record per la prima edizione del festival. La cosa che ci ha colpito è la qualità straordinaria che i corti portano con sé, attori del livello di Neri Marco Re, Milena Vukotic, Lello Arena, attori straordinari, ma non solo, anche produzioni minori, ma pregne di tantissimi significati e di una bellezza straordinaria.